video. Allora, oggi siamo qui per provare le patatine proteiche di Prozis. Sono 5 gusti, ma in realtà ne sono 6. Abbiamo provato insieme anche il gusto paprika, ma non mi ha fatto tanto impazzire. Vi lascio il vlog con la recensione. Prozis Zero Chips. Questo è sale e pepe. Mi ispira tanto. Per 25 grammi ha 94 calorie, grassi 2,8, carboidrati 4 grammi, di cui zucchero 0,3. Fibre 4 grammi, proteine 11 e sale 0,5, quindi ci sta per comunque delle patatine proteiche. Che buon odore! Sembra un po' tipo una mini galletta. Oddio, sento tantissimo il pepe. I miei gusti un po' troppo forte. Io preferisco i gusti un po' più delicati. Chi mi conosce lo sa, però comunque se siete un amante del pepe, che lo mettete veramente dappertutto, ve le consiglio perché secondo me fanno al caso vostro. Ho bevuto, per non camuffare tutti i sapori, questo è sempre da 25 grammi, quindi non starò qui a ridirvi sempre i valori nutrizionali. Questo qua è gusto barbecue. Che odore! Ce ne sono sempre pochi dentro, questo va bene. Queste sono molto più sottili, proprio un disco. Amo se sono buone come tanti anni fa. Queste sì, tipo paprika non mi hanno fatto impazzire, ma queste sono buonissime. Ovviamente poi a fine video vi farò la mia classifica. Cheese e cipolle. Sapete che io non sono un'amante delle cipolle, non sono un'amante del formaggio. Formaggiose. Guardate come sono. Vediamo un po'. La cipolla non è per nulla invasiva, anzi prevale tantissimo il formaggio rispetto alla cipolla. Provo gusto sale e aceto. C'è un altro marchio che non mi ricordo per nulla il suo nome, ma non sono patatine proteiche. Che io ogni volta che sento aceto mi ricorda la bontà di quella patatina. Antonetta, te la ricordi? Bijou. Se riesco a trovare il video assaggio ve lo lascio giù nell'info box, però devo vedere perché a Natale l'anno scorso ne abbiamo fatti veramente tanti, abbiamo provato tante cose. Mi è entrata proprio nel naso. Mamma mia, secondo me queste sono buone. Queste secondo me sono buone, l'aceto si sente tantissimo. Mi dispiace che il sale si sente poco, ma l'aceto è una bomba. Sono buone. Ovviamente c'è sempre il retrogusto di quella patatina proteica, perché quella c'è sempre, però comunque non dispiace, ecco. Sweet chili e sour cream. Sarà buono? Sarà il male? Boh. Allora io ho paura. Vediamo. Ha un retrogusto di yogurt. Yogurt di Philadelphia. Sente un po' sto sweet chili. Easy. Allora, la mia classifica basata ovviamente
sui miei gusti personali. Poi fatemi sapere se voi le avete provate e cosa ne pensate. Allora, primo posto, mi sento di metterci barbecue. Secondo posto, formaggio e cipolla. Terzo posto, aceto e pepe, aceto e sale. Quarto posto, chili. Quinto posto, sale e pepe. E ultimo posto, paprika. Sì, sembra strano perché paprika, barbecue, però la paprika era proprio semplice, cioè me lo aspettavo un pochino più carico di paprika, invece no, veramente molto semplice, molto, quindi nulla di particolare. Quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, io mi muovo anche perché corro subito ad editare e oggi che è 16 settembre dovrebbe arrivare anche il pacco di Prodis, quindi non vedo l'ora di sedermi e di scartare tutto. E poi ovviamente di pubblicarvi il video. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Vi dico già che forse, forse, forse il prossimo video sarà un vlog interamente svago. Quindi nel prossimo video ci vediamo. Ciao!